Ciao, mogliettina del cazzo. Ancora tu? Il giudice non ti aveva detto di stare lontano da me, da casa mia? Vattene via! Maledetto figlio di puttana! Solo perché mi sono scopato un tuo amico non significa che sia una troia. Beh, intanto sei sempre nuda in casa, ancora non ho capito perché. Comunque, non sarò io a farti del male. Ma sono stato molto più, molto, ma molto più, scaltro. Ed ho ingaggiato un sicario. Ciao ciao, mogliettina. Però come sicario non sei così male. Ma che vuoi? Adesso ho bisogno che trovi un'altra persona oltre a lei. Tanto mi fido di te, tanti anni che collaboriamo assieme. E stavolta questa persona è molto più complicata da trovare perché è molto più pazza e stramba. È un ragazzino che poco tempo fa si introdusse in casa mia. Devi trovarlo assolutamente. Molto bene, andrò a cercare questa persona. Oggi è la giornata dedicata alla caccia al matte e finalmente trovate delle misure di ricerca molto più brave. Matte! Perché non ci sei? Maffe! Non sei nemmeno qui! Maffe! Ti cerco anche mentre sto facendo pipì! Maffe! Non ti vedo da un po'! Maffe! Ti cerco mentre sto facendo anche proprio! Molto bella! Maffe! Non sei da nessuna parte! Maffe! Ti cerco anche su Marte! Credo di aver sentito bussare alla porta. Per bambini? Esatto, sì! Non siete però voi bambini, vero? No, assolutamente! Ecco, forse come quella volta che il matte bussò alla porta e per sbaglio l'ho scambiato per un'altra persona. Stavolta non lo deluderò, matte! Buonasera. No, mi sono sbagliata. Non è il matte. Oh, mannaggia! E tu chi sei? Sarò sicuramente l'ultima persona che vedrai prima di morire. Ma prima di tutto, chi mi ha portato qui ad ucciderti vuole vederti morire di persona. Quindi adesso tu verrai con me. Forza, andiamo! Mai! Almeno non fin quando troverò il matte. Non volevo arrivare a questo, ma arrivando qua, fuori dal giardino, ho trovato un piccolo mostro che si aggirava cercando insetti da mangiare. Sicuramente l'avrai adottato tu, quindi ti farò l'ultima domanda. Vuoi venire con me prima che ammazzo il tuo caro animaletto domestico? È d'accordo, per me è uguale, tanto io adoro uccidere le persone. È morto facendo la cosa che sapeva fare meglio. E cioè. Però anch'io so fare bene. Ok. Ok, verrò con te.